Un duello avvincente e spettacolare rimarrà a lungo impresso nella memoria degli appassionati di aeronautica e di automobilismo. Quello svoltosi l'11 dicembre 2003 sulla base aerea di Grosseto. A competere in un'emozionante gara di velocità i due più importanti frutti dell'ingegno e della fantasia dell'industria italiana. Da una parte la Ferrari F2003 GA del pilota 6 volte campione del mondo Michael Schumacher, automobile più famosa e vincente al mondo. Dall'altra l'Eurofighter Typhoon dell'astronauta Maurizio Kelly, supercaccia europeo presto in dotazione all'aeronautica militare e fiore all'occhiello dell'industria aerospaziale italiana. Una sfida storica nel giorno dell'industria italiana e dell'Italia, come lo ha definito l'onorevole Filippo Berselli, sottosegretario alla difesa, ospite insieme ad altre centinaia di autorità civili e militari del quarto stormo caccia di Grosseto. Nel cinquantenario della morte di Tazio Nuvolari, primo pilota a cimentarsi in un duello con un aereo, l'aeronautica ha organizzato una festa, cui, malgrado il maltempo, ha preso parte una folla di 50.000 appassionati. Attraverso una sfida si è suggellato ancora una volta il connubio tra due mondi, quello aeronautico e quello automobilistico, apparentemente diversi, ma in realtà profondamente simili. Una comunione sancita anche dai simboli. La Ferrari e l'aeronautica militare dividono anche quel cavallino rampante che fu prima dell'asso Francesco Baracca e successivamente divenne il simbolo della scuderia di Maranello. Non è un caso che la storica sfida si sia svolta proprio a Grosseto. La base toscana è ormai abituata alle alte velocità dopo decenni di decolli su allarme e corse supersoniche cui l'hanno abituata gli F-104 che equipaggiano i due gruppi di volo del quarto stormo caccia. Il nono gruppo è un reparto di prima linea preposto alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Il 20° gruppo, votato all'addestramento operativo dei piloti di Starfighter, sarà il primo reparto dell'aeronautica militare a ricevere lo Eurofighter. Compito di questo gruppo sarà infatti quello di addestrare tutti i piloti destinati alla linea Typhoon. Si rinnova quindi questo particolarissimo primato della base toscana che nel lontano 1963 fu la prima ad accogliere un velocista come l'F-104 e 41 anni dopo sarà la prima a ricevere lo Eurofighter. Come detto, il duello tra la Ferrari e lo Eurofighter non è il primo di questo tipo. I precedenti sono illustri. L'ultimo risale al 1981, quando Gilles Villeneuve e altri piloti di Formula 1 gareggiarono sulla pista dell'aeroporto di Strana con gli F-104 del 51° stormo, in una sfida che si risolse a netto favore delle quattro ruote. Tutto è pronto per la prima manche della gara sulla distanza di 600 metri. Nel cielo, la pattuglia acrobatica nazionale disegna un lungo drappo tricolore, mentre il rombo dei due bolidi, pronti allo scatto, diventa assordante. Il semaforo è verde. Si parte. Due lampi. La Ferrari di Schumacher va subito in testa, mentre lo Eurofighter di Kelly accelera sotto la spinta della post-combustione. La F2003 vince al fotofinish in 9.4 secondi contro i 9.6 del caccia.
Il Typhoon atterra, mentre Schumacher ritorna ai box per preparare la seconda sfida sulla distanza lunga di 1200 metri. Il rituale si ripete, ma non l'esito. Lo Eurofighter stravince, tagliando già in volo il traguardo in 14,2 secondi contro i 16,7 della monoposto. È quindi la terza sfida che decreterà il vincitore, quella dal pronostico più incerto, sulla distanza intermedia di 900 metri. È lo Eurofighter a vincerla in 13 secondi netti contro i 13,2 della russa di Maranello. Ma in fondo non conta il vincitore. A vincere a Grosseto è stata l'Italia e i gioielli tecnologici che la sua industria nazionale è in grado di esportare con successo.